partita di Santa Maria Capua Vaticino, mister, incassiamo un'altra sconfitta, una sconfitta che questa volta rispetto alla gara con Ciffoni Secatali, se lì potevamo trovare un qualcosina di cui parlare, ha poco da cui parlare questa sconfitta. Primo tempo a marca totalmente rosso-nera, un super Borrelli ci salva il risultato 3-4 volte, sì. Poi abbiamo l'occasione di recuperare la corrida, ma ancora una volta siamo tenui, siamo morbidi, incassiamo un'altra rete e così finisce la partita. Hai detto tutto. Primo tempo siamo stati fortunati a non prendere il secondo e il terzo gol, però poi siamo stati fortunati a pareggiarlo, perché poi avevamo creato poco. Ti dico la verità, questo è il peggior primo tempo da quando sto qua, e niente, e purtroppo poi la fortuna ci gira un po' dalla nostra parte, pareggiamo la partita, mettiamo palla al centro, è finito il primo tempo per un'ingenuità, là si deve fare fallo. Ma non sono arrabbiato nero, al di là della prestazione, perché poi nel secondo tempo abbiamo giocato, abbiamo creato poco, però abbiamo giocato, le abbiamo messe nella loro metà campo. È normale che se vai all'intervallo sul risultato di 1-1, dopo quella partita nel primo tempo ci è andata bene a non prendere 3-4 gol, poteva cambiare totalmente la partita. Però sono arrabbiato per questo gol che abbiamo preso, per il secondo. L'ho detto, il primo tempo arrabbiato sì, perché ci hanno messo sotto e Borrelli ci ha salvato diverse volte, però il portiere sta là per parare, ci sta anche, ma non possiamo prendere un gol del genere. Mister, la seconda frazione l'avete provata praticamente tutte, credo sia l'unica volta in cui avete fatto tutti questi cambi all'inizio stagione. Sannino, Tarallo, Flulio all'esordio, De Caro e Russo per Doriano negli ultimi minuti. Mister, i ritmi sono calati nella seconda frazione, il Buccino forse ha dato tutto nel primo tempo e quindi si è abbassato nel secondo, non ha più creato pericoli, però comunque noi nei primi almeno 35 minuti abbiamo giochicchiato, però il portiere Furlan tra i te l'ho detto, noi dobbiamo vedere anche il valore dell'avversario. Questa è una squadra costruita per fare i playoff, è una squadra molto strutturata, è normale che poi si mettono a 5 là dietro e diventa difficile poi arrivare in porta. Il gol poteva nascere da qualche palla inattiva, da qualche situazione del genere, però abbiamo girato palla, siamo arrivati sul fondo, abbiamo calciato 4-5 angoli, 3-4 punizioni dal vertice dell'area. Diciamo che abbiamo creato, abbiamo giocato, abbiamo girato palla, abbiamo palleggiato, cioè abbiamo fatto quello che dovevamo fare anche dall'inizio. Poi è normale, vai in svantaggio di 2-1 nel primo tempo, in quel modo, perché te l'ho detto, penso che l'atteggiamento psicologico poteva cambiare totalmente, perché loro avevano buttato via un primo tempo fatto alla grande e Borrelli ci ha salvato. La fortuna ci è venuta incontro facendoci pareggiare questa partita al 47esimo del primo tempo, poi prendere un gol del genere non ci sta, cioè non mi va giù, e non posso prendere un gol del genere. Cioè se mi fanno 3 gol, io alzo le mani, ci sta, sono stati più bravi, sono più forti, hanno creato, hanno segnato, però io non posso prendere un gol del genere. Questa è la prima volta che anche a fine partita, ma anche nell'intervallo, forse quella gioia che è durata solo 30 secondi, alla fine l'abbiamo vista totalmente arrabbiato con i suoi calciatori. Te l'ho detto, ieri non posso prendere un po' da gente. Alla vigilia ha detto che il mercato di rotazione è aperto, la società farà di tutto, mister, ma basteranno soltanto qualche rinforzo perché questa squadra non dà segnali di miglioramento. No, noi prendiamo... No, ma non è così, perché noi proprio 2 minuti fa tu mi hai detto che a Ciffoni abbiamo giocato bene, abbiamo perso immeritatamente. Io penso che fino adesso, tranne oggi il primo tempo e un po' Castel San Giorgio, Acropoli, e Sarnese nei primi 20 minuti non ho visto una squadra che ci ha messo sotto totalmente, ci ha dominato, al di là di tutti i problemi che abbiamo. È normale che stiamo facendo un mercato importante, non stiamo facendo un mercato tanto per farlo. Abbiamo capito gli errori, li abbiamo commessi, ci prendiamo le responsabilità, però io dico che poi voglio questi qua che contestano e parlano sempre dopo, li voglio a maggio qua con me a fare una bella conferenza stampa e vediamo un pochettino che cosa hanno da dire. Quindi lei è convinto delle scelte che sta facendo la società e che Santa Maria possa uscire dal vortice in cui è caduto? Sì, ma sicuramente, considera che abbiamo perso 3 partite con Sarnese,
Giffoni e Buccito, squadre che navigano e costruite per fare un campionato diverso dal nostro. Le abbiamo incontrate in una situazione di organico molto ma molto ridotto, molto molto ristretto, con qualche infortunio, con qualche defezione, gente che è andata via, che non abbiamo cacciato noi. Qualcuno ha scritto, purtroppo per giocare a calcio ci vuole la mentalità. Se un giocatore è con il mercato sempre aperto, che con i contratti vengono da una partita, non giocano, vengono e me ne voglio andare, se ne possono andare, diventa difficile gestire determinate situazioni. Lo voglio chiarire a chi dice sono andati via 9 giocatori. Non abbiamo mandato via nessuno, un solo giocatore abbiamo mandato via, Marau. Ok, il re è Amadou. Il resto sono andati via loro, perché non hanno giocato una partita e hanno chiesto di andare via. Significa che non hanno mentalità per stare in un contesto importante, in una squadra dove ci sono 2 giocatori per ruolo. Perciò ci sta poco da fare. Non è che... Però te l'ho detto, noi stiamo correndo ai ripari prendendo giocatori di spessore, giocatori di categorie se non di categorie superiori. A me, al presidente e al direttore, chi è responsabile di questa situazione, non fa piacere perdere. Sicuramente, perché può darsi soffriamo più degli altri. Da una parte bisogna capire se le critiche sono costruttive. Se andiamo a vedere una situazione di classifica molto particolare, è un momento molto difficile, dobbiamo ammettere, noi che siamo all'interno non possiamo bendarci gli occhi. Allora, Edoardo, scusami se essere tifosi, l'anno scorso che si sono vinte 34 partite su 33 partite su 34 è la cosa più facile di questo mondo, ok? Il tifoso vero si vede nelle difficoltà, ok? E questo è quello. Adesso bisogna stare vicino alla squadra, vicino alla società, vicino ai ragazzi. A me lasciatemi stare, faccio allenatore, io mi assumo le mie responsabilità. Però le ho detto, voglio parlare a maggio, non voglio parlare partita dopo partita. Va bene? Devono venire quando noi non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Se non raggiungiamo il nostro obiettivo, allora sto qua a farmi crocifiggere. Ma altrimenti però non si parla partita dopo partita. E questo è il discorso. Va bene? Siamo in difficoltà, lo sappiamo. Le difficoltà le abbiamo create noi, abbiamo sbagliato delle scelte e stiamo correndo ai ripari. Dopo il calcio è anche questo.